Gabri, io vado in esplorazione lontanissimo nelle lande desolate di questo mondo. Se vuoi, puoi venire con noi tunisiani. Come no, preferisci tu? Preferisco rimanere qua perché ho delle cose da fare. Come mai? Se posso saperlo? Sono cose segrete. Ah, cose segrete. Ok, va bene. Io ti do fiducia, mi raccomando, non fare niente, cioè... Sì, sì, va bene, Ok, ok. Allora io vado proprio su queste montagne... Ciao, okay, ciao, aspetta, ciao. Ok, è uscito dalla stanza, ragazzi, perfetto. Stavo guardando un attimo tunisiani perché bisogna controllare se questo caso ne sia uscito, perché vi dovevo dire praticamente che oggi lo dobbiamo spiare. Esatto, proprio questo puzzacchione qua. Aspettate un attimo che forse mi devo togliere l'elitra, però non ancora. Allora, quello che devo fare chiaramente è fare prima di tutto slash D. E mi direi di farmi, non so, direi di diventare prima di tutto un pollo, dai. Perché ci sta a diventare alla fine un pollo. Devo dire che ci sta. E dobbiamo andare a spiare Gabri tunisiani. Perché spiando Gabri, perché allora, lui in questi giorni praticamente si sta comportando un po' in modo strano. Non lo so, è come se stesse nascondendo qualcosa. Come se ci fosse qualcosa. Io non so se questo video poi lo caricherò su YouTube, perché chissà cosa farà. E questo è il punto, perché io ho paura. Cioè, nel senso, potrebbe darsi che questo video voi non lo vedrete mai. Se lo state vedendo, scrivetemi nei commenti. No, scrivetemi, io lo sto vedendo, Duni. Se iscrivetevi al canale, mi raccomando. Iscrivetevi, perché così diventeremo sempre di più. Ogni giorno sempre di più. Oh, porca miseria, avete visto? Allora, già lì stava succedendo una cosa. Sta volando con l'elitra. Io non lo so, cioè secondo me in questi ultimi tempi è proprio impazzito Gabri, perché sta facendo una cosa dietro l'altra. Poi dopo, a parte che mi sta facendo anche arrabbiare a volte, cioè veramente, poi guardatelo, è tutto stupido. Poi cosa sta facendo adesso? Perché? No, tunisiani, tunisiani, cioè, è volato come un uccello proprio. Ok, è caduto giù dal cielo, pensavo stesse morendo, per un attimo mi sono preso un colpo. Allora, io non so cosa vuole fare, perché praticamente continua sempre a comportarsi così. E inoltre, un giorno, stava dicendo, Dunis, non so cosa sta succedendo qua nel mondo, forse dovresti andare un po' più lontano, perché praticamente... E a me questa cosa ha sospettito molto, Dunis, perché è come se lui stesse cercando di... buttarmi fuori dal attenzione, è come se stesse cercando, capito, di allontanarmi, no, dal villaggio, perché lui deve fare altre cose. E noi adesso dobbiamo scoprire cosa ha in mente di fare, perché secondo me è completamente impazzito. Certo che però se qua c'è un pollo in casa sua potrebbe essere un piccolo problemino. In effetti a questa cosa, mannaggia a me, non ci ho pensato. Però posso andare in creativa. Se io vado in creativa, chiaramente Dunisani non prendo niente, quindi non preoccupatevi. Se io vado in creativa e poi faccio slash di tipo bat, ok, potrei diventare un pipistrello. E se sono un pipistrello, esatto, ha più senso così. Ok, perfetto, ha molto più senso. Allora, qua lui sta facendo un po' di... Ok, vedo che sta facendo una pozione. Aspetta, vediamo un attimo che pozione sta facendo. Allora, dobbiamo stare attenti, perché qua la pozione forse ci indica che cosa lui ha in mente di fare. Dunisiani, no, siamo come dei detective, come Sherlock Holmes. Avete presente chi era Sherlock Holmes, no? Un grandissimo detective. Ok, la pozione di Night Vision. E questo, se non mi sbaglio, sta facendo la pozione di invisibilità, perché ha messo un occhio di ragno fermentato e serve appunto per fare la pozione di invisibilità. Io ora non mi voglio sbagliare, scrivetemi nei commenti se ho sbagliato qualcosa, ma secondo me è giusto, vediamo un attimo, perché se fa la pozione di dell'invisibilità potrebbe essere... Lo sapevo, e la sta pure allungando. Allora, ragazzi, questo qua è a livello di proprio da psicopatia, cioè nel senso, non vorrei dire, ma io ho paura a tenerlo in questo mondo, tunisiani. Cioè, meno male che stiamo facendo questa indagine insieme per capire cosa è in mente, per vedere un attimo cosa... Come, ok, vedete, ha anche allungato il tempo. Cosa sta facendo, ragazzi? No, aspettate, facciamolo andare via. No, vabbè, ma si è fatto un sacco di pozioni, eppure la pozione di invisibilità. Ma questo qua è fuori di testa, ragazzi, cioè... Io ultimamente, ma veramente, cioè, io non sto scherzando, cioè, ultimamente continuo a fare... Proprio cose, ma proprio cose da pazzi, cose che una persona normale non farebbe, cioè, tipo, ha scavato sottoterra, ha messo una TNT, e poi dopo ha scritto un cartello in omaggio a una sorta di dio, no? Ma io non so, cioè, io non so perché, ma tutto quanto di nascosto, capite? E questa è la cosa che mi sta facendo spaventare, tunisiani, cioè, in omaggio ad una sorta di dio che, fra l'altro, io non ho mai sentito in nessuna religione, cioè, nel senso...
poi ognuno può credere in quello che vuole, ma cioè nel senso io non ho mai sentito questo Dio. Quindi, cioè nel senso è tutto quanto, tutto quanto di nascosto. Cioè lui tipo andava in casa sua, oppure si intrufolava dietro le montagne, oppure diceva ah vai via, e poi tipo venerava una sorta di animale, non lo so, tipo... Ma veramente cose strane. Poi guardate, spesso fa queste cose qua. A me viene da ridere perché secondo me non è normale. Può darsi che questo sia una specie di preghiera sua. Scusatemi. Mi stava... Scusatemi ragazzi, mi sta facendo ridere perché lui fa le preghiere. Allora, fa le preghiere ragazzi, sto qua. Può darsi che sia... Cosa sta facendo? Sta venerando la terra adesso, tunisiani. Venera la terra, porca miseria. Il veneratore di terre assurde. Oppure sta cagando, insomma, non si sa. Può darsi o una o l'altra. Aspettate un attimo, adesso direi di chiamarlo. Adesso lo sposto un attimo qua. Ok, ok, spostato. Gabri, ciao. Allora, mi senti? Sì, ciao. Ti sento. Ok, perfetto. Allora, dimmi un po' che cosa stai facendo. Io sto qua che... Sto continuando a fare le mie cose segrete. Ma in che senso cose segrete, scusa? Sto sistemando il villaggio. Ah, ok, quindi niente di che, giusto? No, niente di che. Ah, ok, perché io sto qua esplorando, no, è presente. Sono, diciamo, vicino ad una sorta di oceano pazzurdo, veramente bellissimo, secondo capisco. Me. Ah, capisco, cosa stai cercando nell'oceano? Sto cercando, presente quei relitti che si trovano giù nel fondo dell'oceano? Ah, sì. Per trovare la mappa, perché volevo trovare il tesoro insieme ai tunisiani. Ah, capisco. Sì. Quindi sono molto distante. Chissà quando arriverò, chissà quando ritornerò. Quindi tu, nel senso, non so, tu continui a fare le tue cose. Mi raccomando, voglio vederlo bello il villaggio, quando arrivo. Sì, va bene. Ok, allora ci sentiamo dopo. Ciao. Ok, a dopo, ciao. Ok, perfetto. È andato, tunisiani. Cioè, questo qua è fuori di testa. Cioè, vedete, a parte che stava ammazzando quei maiali là. Vabbè, ok, questo potrebbe anche essere normale perché, come ben sapete, anche il mondo vanilla è un po' infestato. Ma non è che per caso... Dove è andato? Io non me la fido. Mi posso tippare, in effetti. Ok, perfetto, eccolo qua. Allora, vedete, cioè nel senso ha detto le cose segrete. Ma che cose segrete sta facendo? Poi ha detto, quando io ho chiesto che cose segrete, lui ha detto, sistemare il villaggio. Cioè, vedete che è una cosa completamente strana che una persona normale mai farebbe nella sua vita. Cioè, nel senso, no? Direi, spero di no. Tanto, Dunis... Si sistema un attimo il suo microfono perché forse era leggermente distante, ma vabbè. Voi dunisani mi stavate sentendo comunque, allora. Continuiamo a vedere cosa sta facendo. Ok, adesso direi che non sta facendo nulla di strano. Per me, ok, sta facendo... come non detto. Sta andando giù e su, vabbè, ma forse questo perché sta saltando velocemente. Ma cosa sta facendo? Ma perché? Ma perché sta facendo questa cosa? Ma è imbecille! No, ragazzi, cioè, nel senso, poi... Cioè, vabbè, forse questa può essere una cosa normale. Magari sta farmando. Vabbè, sta facendo l'erba, anche se a me dà fastidio l'erba nei video, mannaggia a lui. Sta facendo proprio l'erba, mannaggia a lui. Ok. Noi intanto siamo ancora qua con il pipistrello. Tranquilli che Dunis non si fa scoprire così facilmente. Poi lui, secondo me, è anche abbastanza... cioè, come se fosse completamente impazzito. Perché prima si accorgeva magari anche dei pipistrelli, ma adesso no. Cioè, nel senso, non so cosa abbia lui in mente. Poi venera, non so, il dio... non so che razza di dei lui venera. E adesso rientra... Tu dentro, ragazzi! Porca miseria, ha aperto la porta. Oh, porca miseria. Allora, poi, non so, mi stanno pure bruciando gli occhi in tutto ciò. No, come se non bastasse, mannaggia, ai miei occhi, mannaggia a loro. Ok, adesso cosa sta facendo? Vediamo, perché io devo capire, tunisiani. Allora, l'indagine può andare avanti. Cioè, nel senso, mai si dovrebbe fermare qua. Mai e poi mai, o tunisiani. E quindi, se mai si fermerà, è perché... Lo sapevo io. Cosa sta facendo? Che cosa sta... Dove sta andando? Parte che è imbecille perché non si è tolto tutta l'armatura, ma... Vabbè, questo si sa, è un gabrillessolo. È un gabrillessolo, nel senso, è chiaro, no? Ok, oh mio Dio, seguiamolo. No, ragazzi, no. Se scappa, no, speriamo che non scappi, ti prego, no. Dove è andato? Tranquilli, Dunis si può anche tippare da lui. Ok, mi tipo, meglio che mi tipo perché sennò poi dopo qua lo perdo. Ok, è da questa parte, lo vedete, ok, perfetto. Ma io non sto capendo dove sta andando. Dov'è? Seriamente, dove sta andando? No, sta aprendo le casse.
Cosa sta facendo? Dunisiani, no. Vedete che è impazzito completamente. Cioè, io ve l'ho detto. Voi non mi stavate credendo, ma io ve l'ho detto. È completamente impazzito. Cioè, completamente fuori. Perché sta facendo sta cosa? Poi non sta prendendo niente. Sta solamente aprendo delle casse con una pozione di invisibilità. Cioè, non sta letteralmente facendo niente a parte aprire le casse. Cioè, ma è fuori di testa, ma completamente. Cioè, allora, ok. No, non mi dire che ha preso, che mi ha preso una spada. Non mi dire. Aspetta, facciamo slash invs. Perché fra l'altro io posso vedere anche quello che può, che lui può prendere. A parte che qua ha una serie di, il suo inventario è pieno di robe. Cioè completamente un disastro completo. Però devo dire, ok, abbiamo fatto invs. Cose strane comunque nel suo inventario non è che ce ne siano, Cioè nel senso c'è l'armatura indedite, c'è il Lodestone Compass. Questo è abbastanza strano. Questo potrebbe essere strano, chissà cosa ha in mente. Vabbè, poi i firework, cioè, non amo cose molto, molto inquietanti. Ritipiamoci da lui perché... Dove sta andando? No, sta andando nel passaggio segreto. No, aspettate. No, mi sa che si è... Esatto, è di nuovo fuori. Ok, perfetto. Perché per un momento pensavo che lì in quel passaggio segreto avesse fatto qualcosa, ma in teoria dovrebbe essere mio. Cioè adesso io posso anche andare a controllare. Forse è anche meglio che io vada a controllare un attimo, perché sia mai che abbia fatto qualcosa, ma in teoria non ha fatto niente. Giusto, esatto. Non ha fatto niente, perfetto, ok. Meno male. Qua? Dove sta? Adesso che fra l'altro non si vede mai, mannaggia. Cosa sta facendo con quel secchio? Forse vuole andare a prendere il secchio di latte. Buona idea, Gabri, buona idea, no? Perché nel senso... Cioè nel senso, capito, altrimenti non si vedeva niente Dunisiani, completamente. Adesso cosa vuole fare? Cosa stava facendo con la torcia di redstone in mano? Io mi prendo paura, Io mi prendo paura, Dunisiani. Non mi faccia sti scherzi. Allora, noi intanto continuiamo a seguirlo, perché secondo me ha ancora qualcosa in mente. Può darsi che abbia ancora un asso nella manica. Può darsi, non si sa. Io fra l'altro un giorno l'ho visto... che stava ballando davanti ad un cartello. Io mi sono ricordato questa cosa, me lo sono appena ricordato. Davanti ad un cartello. E cioè nel senso stava tipo shiftando, ma nessuno lo stava vedendo. Ok, io non so se lo rifarà. Penso di sì, perché lui questa cosa la fa spesso. Quindi può darsi che la rifarà in questo video. E se la rifà, vedete un attimo in che stato si trova, perché cioè veramente è completamente fuori di testa. Io ve lo dico, non è normale. Guardate adesso cosa sta facendo. Cosa sta facendo? Perché sta facendo questa cosa? Per dire no, Dunisiani, aiuto. Poi fra l'altro a me viene da ridere, perché allora io fra l'altro quando parlavo con lui, quando era in questo stato, era anche molto agitato, lo sentivo. Quindi adesso lo spostiamo e lo sentiamo un attimo. Gabri, ciao. Dennis, ciao Gabri, dimmi un ciao po'. Ciao Dennis. Ecco. Niente. Come sta procedendo? Ah, bene, sto ancora sistemando. Cosa stai sistemando? Il villaggio. Ah, il villaggio, in che modo? Sistemando, tipo, dove c'è la pietra sto mettendo l'erba. No, non dovrebbe essere una cosa che dovresti fare tu, Ma come no? Di solito sistemo sempre qua. Non hai niente da fare. No. Ok, va bene. Sì, io qua sono con i Dunisiani che ancora stiamo cercando, porca miseria. Cerchiamoci. Non l'abbiamo ancora trovato? Non abbiamo trovato, ma stiamo cercando il tesoro. Ma da quanto state cercando? Ma perché probabilmente la pesca ha già preso tutto, no? Cioè sarebbe Angelo. Sarebbe Angelo, Dunisiani la pesca. Esatto. Lui ha quel soprannome. Gabri, ma ti devo fare una domanda. Dimmi. Tu hai una sorta di religione, giusto? In che religione credi tu? No? No. Come no? No. Ah, ok, perfetto. Va bene. Ok, no, perché praticamente qua abbiamo trovato una sorta di... chiesa, sembrava una chiesa, ma secondo me è la magione, tipo, no? E quindi l'hai trovata? Sì, camminando. Sì, l'ho trovata, sì. Qua è imponente, però non devo... Ho provato io a cercare, ma non ho trovato niente. Sì, anche perché ieri, non so, stavi facendo un po' di cose, Vabbè. Ok, ti risposto un attimo, ciao. Va bene, ciao. Ciao. Dio ragazzi, cioè fuori di te... Cioè, l'avete sentito come stava parlando? Poi stava ridacchiando come una specie di psycho, no?
Cioè, come un po' una persona un po' fuori, eh. No, cosa? Perché sta No, vedete, sta torturando gli zombie. Perché? Cioè, questi zombie erano qua da un bel po' di tempo. Dove sta andando? Ragazzi, questo qua è pure. Ok, secondo me. Non lo so, secondo me ha avuto qualche difficoltà ultimamente. Nella sua vita, magari, non lo so. Cosa sta facendo? No, no, no. Ragazzi, cosa sta facendo? Perché? Ragazzi, cosa sta facendo? Ragazzi, no, cioè voi state vedendo. Cioè poi dopo magari, finora magari avete pensato no, è fuori di testa lui. Cioè nel senso, ok, vabbè, fuori di testa lui, non cioè, capito? Però adesso è ancora più fuori di testa Dunisiani. Cioè nel senso, qua siamo arrivati a livelli stratosferici. Cioè qua siamo proprio a livelli esorbitanti. Una roba pazzesca, perché continua. Poi, guarda, ha fatto un giro così, così, qua in mare, così. E poi dopo cosa sta facendo? Se n'è andato qua di nuovo. Adesso probabilmente rilascerà la barca qua. Dove è andato? È sparito. Ma raga, dove è andato? È andato con le ma scusate, ma no, non è possibile. Cioè, non è possibile, ma è impazzito completamente. Ma non è che magari mi sta cercando. E per cui ha preso la barca, ma mi sembra strano, perché o non sa andare in barca e stava girando in tondo, ma mi sembra, cioè Gabri comunque sa giocare a Minecraft, quindi mi sembra difficile, oppure, boh, secondo me, non lo so, stava facendo di nuovo qualche suo rito, qualche suo rituale, non lo so, magari della sua, perché avete sentito quando io gliel'ho chiesto, sembrava una sorta di, cioè come se stesse quasi mentendo, non so se avete sentito, era molto, a parte che non si aspettava la domanda, ma secondo me stava anche mentendo, perché lui sta, cioè prega una sorta, non lo so, di divinità, non lo so, magari Dio l'ama, non lo so. Cioè, esistono queste divinità? E poi sembra pure una cosa brutta, ma esistono divinità di questo tipo? Non lo so. Vabbè, magari non esistono, nel senso, insomma, no, io non lo so, però nel senso, non me ne intendo di queste cose, io sto dicendo secondo i miei pensieri, però poi magari possono, perché magari nella storia sono esistiti, vabbè, magari la smetto di parlare di dei, perché è meglio, però insomma, è caduto, no, imbecille, cioè idiota, è caduto giù, cioè. Ma poi perché sta facendo sta cosa? Adesso l'ho risposto e vedo un attimo cosa dice. Anzi no, aspettate, prima vi devo dire questa cosa. Cosa sta facendo? Ci si è buttato giù con la barca. Perché? Perché questa cosa? Cioè, ma vedete, allora, prima vi dovevo dire questa cosa. Allora, praticamente, io non so se caricare questo video. Cioè, io ve lo dico. Anche perché c'entra la religione e io non voglio far entrare la religione qui dentro. Dentro il mio canale, ma vabbè, cioè questa non è proprio una religione ufficiale, quindi diciamo che ci può stare da questo punto di vista. In più, Dunisiani, cioè, non lo so, cioè come se rovinassi una sorta un po' l'immagine di Gabri, perché comunque no, cioè sembra un po' fuori, no? Cioè nel senso, guardatelo cosa sta facendo, cioè nel senso per dire, io non so se lasciarlo. Quindi, cioè, capite, è per questo che ho il dubbio adesso se caricare questo video su YouTube. Però tranquilli che adesso lo sposto e vediamo un attimo cosa dice, per vedere cosa sta dicendo, Pronti, eh? Ok, ciao Gabri. Ah, Dennis, ciao. Sì. Allora, ormai noi siamo quasi giunti alla fine del video. Tu a che punto sei messo? Sto ancora sistemando. Ah, cosa stai sistemando adesso? Il villaggio dalla zona del portale. Ah, la zona del portale. Ah, e in che modo lo stai sistemando? Dimmi un po'. Aggiungendo il sentiero. Ah, ho capito. Va bene. Vabbè, allora procedi così. Noi ci sentiamo. Va bene. Saluta i tunisiani, perché ormai, cioè, non ti risposto più, quindi... Ciao tunisiani. Ciao. Ciao. Cioè, è completamente fuori. Ha detto, ops, no, aspettate un attimo che mi sono preso questi blocchi che non dovevo prendere assolutamente. Cioè, ha detto praticamente che stava sistemando la zona del portale, ma non è mai vero nella vita. Lui stava lì, dai ghiacciai. Cioè, vi pare? Vedete che c'è qualcosa che non va? Cioè, è come, cioè, vedete? Ok, vabbè, io questo video, vabbè, diciamo che lo carico, perché comunque voglio farvi vedere anche a voi. Secondo me è impazzito un pochino. Può darsi anche che magari è meglio, non lo so, metterlo, toglierlo dalla whitelist, non lo so. Vabbè, no, mi sembra una cosa troppo difficile da fare. Cioè nel senso, non la farei mai, cioè, nel senso, a meno che non si metta a distruggere tutto il coso. Però io voglio capire, Dunisiani, dobbiamo capire qual è il piano segreto di Gabri insieme. Forse questa può essere anche una serie.
se voi lo volete. Come preferite voi. Cioè, una serie sullo spiare Gabri e il piano di Gabri. Può essere anche una serie questa qua, perché veramente, cioè, sembra completamente impazzito. Adesso, per esempio, cosa sta facendo? Ecco qua, adesso è di nuovo qua alle casse. Ancora. Cioè, fuori di testa. Vabbè, fatemi sapere se volete vedere altri di questi video. Io ho sinceramente un po' paura anche a giocare con Gabri in questo mondo, perché guardatelo. Io non so quale sia il suo piano. Io veramente vi dico la verità, non so quale sia il suo piano e non lo voglio sapere. Ad ogni modo, fatemi sapere se volete vedere appunto questa cosa. Iscrivetevi a questo canale per non perdervi questi video, primo, e poi per soprattutto per vedere anche altri video, no, che escono, perché come voi ben sapete ci sono anche, c'è anche la serie dei naufraghi, no? Quella era bellissima, poi ci usciranno un sacco di serie bellissime. È molto bello questo canale, secondo me, a me, boh, secondo me, poi dopo. Se me lo dico da solo, vabbè, tanto è. Vabbè, no, però comunque i risultati ci sono, quindi sembra che anche a voi piaccia, quindi secondo me è giusto anche ammettere quando le cose tutti insieme siamo riusciti a raggiungere comunque risultati abbastanza buoni. Poi certo, non ho milioni di iscritti, però vabbè, quelli magari arriveranno, sicuramente, questo sì. E soprattutto se vi iscriverete, prego, grazie, grazie. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Dunisiani.